la Calabria viene tarata da un pregiudizio che va oltre i suoi reali demeriti. Bisogna che si racconti su questa terra la verità e non che si alimenti uno stereotipo. La verità è che questa è in fondo la terra di sconfitti, ma io per sconfitta intendo qualche cosa da cui ci si può ancora risollevare, e che si tende a farla diventare una terra di vinti alla verga, con un destino segnato, senza più speranze. E non è vero, certo diventerà una terra di vinti se continuano ad andarsene via i giovani. Si sceglie Africa anche per questa riunione perché nell'opinione che è stata fatta passare in Italia è un posto particolare, se ne è scritto anche tanto, per cui essendo uno dei simboli del marcio che c'è in Calabria, anche se non lo merita, non nella misura in cui viene additato, almeno si è scelto l'Africa anche per dimostrare che è un posto dove si possono mettere in piedi delle iniziative positive che allarghino gli orizzonti, che dimostrino come si sia scritto e detto troppo di sbagliato su Africa in particolare, ma in generale sulla Calabria. I giovani certamente, e la loro presenza è importante. Noi, per ricostruire l'idea che si ha di questa terra, e questa terra bisogna che ripartiamo dai giovani, bisogna che li aiutiamo a forgiare pensieri diversi, ad allargare i loro orizzonti, bisogna che li aiutiamo a capire che non è vero quello che si è costruito attorno, l'immagine che si è costruita su questa terra, che quantomeno è esagerata, che in realtà è una terra vivibile con molte aree, tra l'altro completamente esenti dal fenomeno 'ndrangheta. Iniziative come queste danno impulso a costruire un'idea veritiera della Calabria, che non è quella terra su cui non sprecare pensieri e non sprecare risorse. Noi siamo anche tant'altro. A me piacerebbe che sorgesse una generazione con uno scatto d'orgoglio che decidesse di costruire qui quello che è così brava a costruire altrove.